Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video acquisti. E torno dopo tanto tempo a realizzare video su questo canale. Allora, ho acquistato del materiale dall'applicazione Temu, non è la prima volta che acquisto e devo dire che mi trovo abbastanza bene, anche perché la spedizione è comunque veloce, i prodotti sono ottimi, non è la prima volta che acquisto, quindi devo dire che sono completamente soddisfatto delle cose che compro su Temu. Allora, per questo video ho acquistato del materiale che ora ve lo faccio vedere. Altronde, non so se si dice del fondo, sì, vabbè, non lo so, tanto sapete già che io non taglio mai, quindi quando faccio le gaffe le lascio ugualmente. Allora, ho acquistato la webcam perché quella che avevo prima si è rotta, quindi sto riprendendo con la nuova webcam, sempre acquistata da Temu. I prezzi sono accessibili e niente, cioè, è ottimo anche per questo. Vi faccio vedere soltanto la scatolina della cam che ho acquistato, che ha il microfono incorporato. Diciamo che è 1080 pixel, credo, sì. Non so come si dice comunque. Allora, andiamo a fare lo spacchettamento. Allora, ho preso le Rockeyless argento, sono queste. Allora, la differenza con le classiche Rockeyless che noi conosciamo, quelle delle Miyuki o della Toh. Allora, differenza non ne trovo perché non è la prima volta che acquisto le Rockeyless da Temu e devo dire che sono ottime, quindi le creazioni, i mobili vengono fatti facilmente, quindi non si ha nessun problema nel lavorare le Rockeyless, diciamo che non so di marca. Allora, queste sono quelle argento, le silver. Comunque metterò sempre il link di riferimento sotto nell'info box per chi ha voglia di acquistare da Temu i prodotti che io sto pubblicizzando in questo video. Allora, sono le Rockeyless, sono di 5 grammi, credo che siano le 11.0, anche se qua dicono 2 mm, però ho confrontato con quelle che ho della Miyuki e devo dire che sono simili, cioè non sono né più grandi né più piccoli, e quindi ok. Ho preso, mi pare, un pacchetto, due, non lo so, comunque ho preso questo argentato e questo gold. Poi ho preso questi ciondoli a forma di gatto. Allora, inutile che vi faccio vedere i codici perché, ripeto, ve lo metto sotto nell'info box, anche perché non è che sto facendo una video collaborazione con nessuna azienda, quindi inutile mettere il codice, far vedere il codice del prodotto. Però comunque per chi ha voglia di acquistare gli stessi prodotti che ho acquistato io, può andare comunque sotto nell'info box. Allora, ho acquistato questi simpaticissimi ciondoli, non so se metto a fuoco, non sto vedendo, ecco, a forma di gatto nero e bianco, perché devo realizzare degli creazioni a tema per un negozio di animali, e il ricavato delle vendite di questi bracciali con questi ciondoli
a forma di gatto, vanno ad aiutare comunque i gattini che sono comunque in difficoltà, quindi per le colonie feline del mio paese e dei miei gatti, perché anche io ho una colonia felina, e quindi esclusivamente per loro. Quindi mi hanno chiesto questa tra virgolette collaborazione con questi nuovi animali per aiutare tutti i gattini in difficoltà. Allora, non so quante ce ne sono dentro questa confezione, se non sbaglio sono 20 pezzi, quindi 10 bianchi e 10 neri. Sono simpaticissimi, sono smaltati, sono in acciaio. Sì, sono fatti bene. Ora io vorrei provare a fare il test, giusto per vedere. Ok, sì, è acciaio. Ho fatto il test con la pinza. E sono simpaticissimi. Sono contento, sono soddisfatto da quello che Temu mi ha inviato. Poi ho preso questa confezione di ciondoli e ciondoli. Sono dei supporti per ciondoli per collane. Allora, ce ne stanno 15 pezzi, quindi poi vi farò vedere come funziona. Comunque, dentro queste sfere vengono inserite o delle pietre o delle perle, delle sfere, per poi completare con questo cordoncino già con la monachella e il gancio, il moschettone. Ora quasi è tutto pronto e anche questo andrà al negozio degli animali, ripeto, per poter aiutare comunque i poveri gattini indifesi delle colonie. Sono un volontario, mi occupo non solo della mia colonia ma anche delle altre colonie del mio paese. Allora, questa qua è la collana, può essere una collana estiva, e all'interno di questa sfera si possono inserire delle perle. Ora vi faccio una dimostrazione giusto per farvi capire cosa intendo. Allora, ovviamente si può mettere qualsiasi tipo di perla. Io ne ho trovato uno che come colore è particolarmente schivo, però comunque vabbè, tanto soltanto una dimostrazione. Allora, si allarga la sfera, si piega leggermente, se ci riesco, così si apre così, si infila la perla e questo è il risultato. Ripeto, la perla fa schifo, quello che ho scelto della dimostrazione, però per farvi capire come funziona questo tipo di diciamo supporto per le collane. Ci sono anche di dimensioni più piccole per poter realizzare comunque le orecchie. Poi ho preso altre wireless, vediamo se le trovo. Riesco a trovarle. Ok, questa confezione di sempre Locales 2 mm, questo sono oro, e la differenza con questa dove sta, che questo è un po' più chiaro e questo è un po' più scuro. Non dice che lavare, cioè
è un diverso tonalità di oro, però comunque anche queste qua credo essi 2 mm, quindi in teoria corrisponde ai 15, alle 15.0. Sono 1500 pezzi, quindi non lo so qua quanti grammi sono, perché non lo dice. Comunque, questa è la confezione che ho presa, oro, anche perché devo fare delle cose in oro d'argento, quindi per quello ho preso questo qua. Poi ho preso queste Rokailos, sempre, oddio, mi sto leggendo. Queste anche sono 2 mm, quindi corrispondono sempre alle 15.0. No, alle 11.0, scusate, le 15.0 sono quelle più piccole. Queste sono color, diciamo, questo colore che c'ha delle varie tonalità di marrone, eccetera. E poi non so perché acquisto sempre gli stessi colori. Non lo so perché. Perché ce n'ho un sacco di questo colore, però comunque. Poi, ecco, ne avevo presi due delle Rokailos. No, questo è un altro tipo di tonalità di Rokailos oro, sempre 2 mm, e quindi corrispondono sempre alle 11.0. Ho preso tre tonalità di oro differenti, di Rokailos oro differenti. Non so se la cam mette a fuoco e fa vedere la differenza. Poi ho preso tante cose, comunque non ho speso tante. Ripeto, i pezzi sono abbastanza accessibili a tutti. Poi su Temu ci sono un sacco di promozioni, un sacco di sconti una volta gli acquisti, quindi devo dire che io mi sono trovato bene e mi trovo bene, quindi la maggior parte delle cose che vado a acquistare sicuramente sarà, le acquisterò da Temu, perché c'è di tutto. Poi vediamo, ho preso queste qua che devono essere dei chiodini con, diciamo, la parte finale tonda tipo spillo. Allora, come sempre in foto rende meglio. Queste qua sono 100 pezzi, non lo so la resistenza e la duttilità del prodotto. Che termini? Allora, vediamo. È molto fino, quindi fino è abbastanza resistente, però l'unica cosa che credevo che fosse un po' più lungo, invece ho sbagliato forse la misura, quindi questo qua le userò per inserire delle perle, dei picono o qualcos'altro che abbia una dimensione di, o di 4 mm massimo 6, però proverò, vediamo quello che mi esce, quando quello che farò. Ho voluto comprare per vedere, ma come sempre ho sbagliato la misura. Sono 100 pezzi e quindi chiodini stabili. Poi ho preso allora, ho preso queste qua che sono le perle di occhi di gatto. Allora, è un filo di circa di 4 mm e hanno circa 88-90 pezzi. E questo è, mi sa che l'ho chiamato di riscontrare questo. In questo momento, allora, è occhio di tigre perché lo sento freddo,
quindi non è una imitazione, non è plastica. La prima volta che acquisto questa dimensione di occhio di tigre, perché ho preso sempre quelle di 6 mm e massimo 8. E forse avrò sbagliato ancora una volta con le dimensioni, però tutto sommato sembrano carine. Potrei fare dei bracciali o qualche lavorazione particolare, qualche idea ora mi sto prendendo. Poi ho preso sempre delle pietre, e se non sbaglio questa qui deve essere questa qua di 6 mm, se non sbaglio è una agata, sono pietre naturali, si sente proprio al tatto che sono freddissime ed è bellissima. Guarda, non lo so se la camera, allora in cam si vede questo tipo di, diciamo, celeste, ma non è celeste, è un viola, color viola, ed è bellissimo. Poi vedrò se riuscirò a carare il colore della, del video per farvi vedere questo colore che è bellissimo, bellissimo. Ma devo vedere se è agata, perché io non ricordo se è agata. Ripeto, non ricordo se è agata, vediamo se andiamo sull'applicazione interna. Allora, vediamo subito. Allora, ametista, scusate, sono delle perle di ametista, non di agata. Sono 6 mm e scontato, l'ho pagato 2,98 euro, quindi essendo che le pietre, i semipietre dure di questo calibro, diciamo, costano un bel po' di soldi, infatti scontato, questo è venuto scontato 2,98 euro, ma veniva sulle 5,50 euro, quindi diciamo che lo sconto serve. E niente, l'ho preso perché devo fare un lavoro con una signora e sarà un bel bracciale. Non so se farò il bracciale orecchini, però vedremo, perché è ancora indecisa. Allora, poi poi ho preso queste cose che non so che cosa siano, credevo che fossero delle perché qua ho sbagliato proprio, cioè in foto sembravano grandissime, invece sono delle microsfere. Sì, vengono utilizzate nella bigiotteria, ma non nella bigiotteria che faccio io. Vengono utilizzate per decorazioni, ho preso sia argento che dorato, ma vengono utilizzate soprattutto per chi si fa le unghie. Io non sono un vestitista, non faccio unghie, e quindi e questo è uno degli acquisti che ho sbagliato io. Però alla fine gliele regalo a mia nipote, visto che lei si fa le unghie, quindi se le può decorare le unghie come cavolo vuole lei. Sono piccole piccole piccole, comunque sarà contenta mia nipote. Quindi questo è l'unico acquisto che ho sbagliato sul tema, però sapete, capita, solo io posso, solo a me posso succedere. Poi ho preso questa catena che mi piace moltissimo, è di 2 metri ed è di 4 centimetri, diciamo, l'anellino. È bellissima questa catena, ora ve la faccio vedere.
troppo bella questa maniera. Mi piace, poi vedrò se farò un video con questi prodotti che ho preso da prima. È bellissimo, cioè ripeto, dal vivo è spettacolare. Il cam non so se si vede, però vi assicuro che è una maglia di catena bellissima. Vediamo la qualità, io la qualità la vedo ottima, poi non lo so se con tempo, perché con le catene ci bisogna stare sempre attenti, perché a volte ci sono quelle che sembrano che sono perfette, però poi dopo un po' di tempo si annulliscono. Io non lo so, devo essere sincero, dovrò testarla per vedere se con il tempo si annullisce, poi magari lo dirò. Però comunque come si presenta questo prodotto, questa maglia di catena, è spettacolare, a me piace un sacco. Poi ho preso tante confezioni di perline cubiche a forma di cubo, perché saranno comunque, con queste farò i bracciali inerenti al fatto dei gattini. Allora, ho preso questo qui color ematite e sono 300 pezzi e sono di 3 mm e sono spettacolari. Io tempo fa ho sistemato un bracciale ho aggiustato un bracciale a un mio amico, la prima volta che vidi, cioè che l'ho visto questo bracciale perché me l'hanno regalato, è la prima volta che ho visto questa tipologia di perline. Vado a vedere la qualità, non so se sono di vetro, non mi ricordo che sono di vetro, credo di sì, sono in vetro. Allora, ho preso i tre pacchi. Questo qua è color misto, cioè ematite oro giallo, orame, diciamo così. Poi c'è l'argento e varie tonalità di oro. Queste qua sono confezioni da 300 pezzi e poi ho preso due confezioni da 150 pezzi. Questo è oro rosa, sono 100 pezzi, e questo qua è, diciamo, multicolor, sì, color mixing. E sono bellissimi, ragazzi, cioè ripeto, dal vivo sono spettacolari. Via, mi sono ucciso. Poi per l'ultima cosa ho preso i cartellini per poter, perché li ho finiti quelli che avevo, e questi qua andranno a completare poi i bracciali che porterò al negozio degli animali. Sono i cartellini, questi qua, per, diciamo, chiudere gli orecchini, i bracciali e collane in modo perfetto e ordinato. Allora, è bellissimo, mi piace come sono 100 pezzi, sono 100 cartellini. Io ho preso di questo colore perché stava in offerta, cioè c'era lo sconto, però c'è anche nero e c'è anche bianco. Ho preso questo qui che mi piace, questo tipo, questo colore marrone chiaro mi piace. Allora, c'è la scritta handmade, cioè fatto anche, che si viene fatto a mano, appunto della bigiotteria fatta a te. Poi magari chi ha l'adesivo del proprio logo lo può
mettere qui, io ce l'ho, quindi poi metterò qui. Allora si fa così, qua mi sa che c'è l'adesivo e quindi si possono, poi si incollano in questo modo e rimangono fissati così. Sapete già a cosa servono questi cartellini. E mi piace, cioè mi piacciono, perché quelli che avevo io, che usavo io, non so se riesco a trovare qualcuno che si trova a questo bordello che prendo, perché io avevo questi qua di perfetto marmo. Allora, questo qua effetto marmo un po' più spesso, devo dire la verità, però non lo so. Questo qua mi sta piacendo di più, anche forse perché c'è l'adesivo che si può incollare, quindi rendere poi il prodotto anche per l'spedizione, per chi vende online, oppure per chi, per i clienti che fanno i regali, che devono fare i regali, comunque si presenta poi in una maniera un po' più pulita, no? Mi piace, mi piace. Allora, questo è tutto. Come sempre, io mi sono prolungato quando faccio video e tutorial, no, video stese, unboxing, come lo volete chiamare, io mi prolungo. Sono molto prolisso, però mi piace far vedere e parlare comunque nel video. Allora, sono tornato finalmente a realizzare i video su questo canale. Spero di essere un po' con vivo, non so se si dice così, spero di sì. E niente, io vi ricordo sotto nell'info box metterò i link di riferimento di questi prodotti per chi ha voglia di acquistare questi prodotti che ho acquistato anche io da Temu. Basta installare l'applicazione su Temu e il pagamento è sicuro, la spedizione è veloce a differenza di altre app un po' più note. Su questa cosa anche devo dire che Temu sulla spedizione è abbastanza veloce. Entro, dicono quel giorno e quel giorno arriva il pacco. Poi vi ricordo che nell'info box troverete una lista Amazon dedicata appunto alla colonia felina che accudisco io e gli amici di Musa. Per chi ha il piacere di aiutarmi ed aiutare questi gattini che si trovano in difficoltà, potete acquistare del cibo o quello che occorre a questi gattini bisognosi. Grazie di tutto, ciao, al prossimo video.